atteggiamento e un'evidente volontà di sterminare il popolo palestinese, noi ci giriamo intorno. I palestinesi questo sanno, che a un certo punto verranno deportati nel deserto, e noi nel viaggio che siamo andati verso appunto il Valico, a un certo punto abbiamo visto questa città deserta, questa città fantasma, che con questi 300.000 alloggi. Lei ha fatto parte della carovana che si è recata a Rafa e ha provato a far entrare gli umanitari nella striscia di Gaza. Che situazione ha trovato? Una situazione inaccettabile, di una crudeltà disumana. Noi siamo partiti, io faccio parte da oltre un anno e mezzo dell'intergruppo Pace in Palestina, che è guidato dalla collega Stefania Scari, che ha organizzato e voluto insieme alle associazioni internazionali che operano nella striscia di Gaza questa missione. Questa missione ci ha aperto un focus che purtroppo, diciamo, in Italia non c'è, cioè sul disastro umanitario che si sta consumando in queste ore, che non è soltanto i bombardamenti, quindi la parte, diciamo, proprio di militare della guerra, ma proprio il fatto che non si accede agli aiuti umanitari. Noi abbiamo in questo momento nella striscia di Gaza 1.200.000 persone ammassate in una zona che potrebbe contenere soltanto 200.000 persone, con un bagno ogni 600 persone. Stanno morendo letteralmente di fame, e fuori, diciamo a 600 metri, fuori dal valico di Rafa, dove siamo arrivati fino a noi, ci sono oltre mille camion pieni zeppi di mangiare, pieni zeppi di medicinale, pieni zeppi di strumenti per gli ospedali, e non vengono fatti entrare. Non vengono fatti entrare con delle scuse banalissime. Lei come definirebbe questo tipo di atteggiamento da parte del governo israeliano? Questo atteggiamento è un'evidente volontà di sterminare il popolo palestinese. Noi ci giriamo intorno. La volontà è chiara: se non vengono uccisi con le bombe, se non vengono uccisi perché non hanno i medicinali, li stanno affamando e li stanno facendo morire letteralmente di fame. C'è l'ipotesi di deportazione della popolazione della striscia di Gaza, quindi una sorta di esodo dei Gazawi. Lei che idea si è fatta su questa drammatica opzione? Sì, è l'idea che si è diffusa anche tra i palestinesi presenti nella striscia di Gaza. Con noi viaggiava un operatore proprio palestinese di Gaza, e dice che i palestinesi questo sanno, che a un certo punto verranno deportati nel deserto, e noi nel viaggio che siamo andati verso appunto il Valico, a un certo punto abbiamo visto questa città deserta, questa città fantasma, che con questi 300.000 alloggi, di cui non sappiamo da chi sono stati finanziati, di chi sono proprietari, all'improvviso nel deserto ti trovi questi alloggi chiusi e non ancora abitati. In territorio egiziano, tra l'altro con un altro muro che stanno costruendo, e su questo nessuno dice niente. Quindi il muro che attualmente c'è di confine, in realtà c'è un altro muro che stanno costruendo. Quindi ci sono tutti questi movimenti strani che avvengono all'interno proprio dell'Egitto, di cui però nessuno ne parla. Lei ha fatto delle immagini durante questo suo viaggio, ce ne parla? Sì, abbiamo cercato di registrare il più possibile. Abbiamo registrato questo parcheggio enorme, cioè lo vediamo, di camion che sono fermi lì, di questi camionisti che sono abbandonati nel deserto. Abbiamo fatto anche ripreso questa città fantasma che abbiamo a un certo punto visto nel deserto, e ci sono tutte queste immagini che abbiamo cercato di raccogliere e di condividere il più possibile, perché dobbiamo dire la verità su questo conflitto. E la verità è che quello che ci arriva è veramente una piccola parte della reale portata di quello che si sta realizzando in questo momento in Medio Oriente. Ripeto, con lo sterminio, diciamo, volontario, voluto e programmato del popolo palestinese. Senta, l'atteggiamento del nostro paese e del governo Meloni, secondo lei, rispetto al conflitto in Palestina, come si può giudicare? Estremamente ipocrita, cioè si parla di aiuti, si parla di cessate il fuoco, ma poi di fatto non si fa assolutamente nulla, e non soltanto con l'astensione sulle risoluzioni, ma proprio concretamente. Io voglio capire perché l'Italia non interviene, non sblocca questi aiuti umanitari, l'Italia non si fa portatrice di questo che è un diritto internazionale, cioè l'obbligo di Israele di acconsentire l'ingresso degli aiuti umanitari è un obbligo internazionale che Israele in questo momento
sta violando, cioè, violando sistematicamente. L'Italia sta facendo assolutamente pochissimo, anzi zero, e con un'ipocrisia assurda parla di cessate il fuoco, ma poi di fatto non concretamente non fa nulla.